Guardate cosa succede se si mischia olio e acqua. L'olio galleggia. Se agitiamo si disperde in goccioline, ma poi torna a dividersi. Ecco invece cosa succede aggiungendo un po' di tuorlo. Abbiamo formato una emulsione. Il tuorlo contiene delle sostanze emulsionanti, che riescono cioè a disperdere in piccolissime gocce l'olio nell'acqua, dando all'emulsione l'aspetto di una sostanza omogenea. Anche per stabilizzare una vinaigrette di olio aceto serve un emulsionante come la senape o lo yogurt. Sono emulsioni il latte e il burro, e anche la maionese di cui ci occuperemo oggi. I grassi, tra cui l'olio, tendono a non sciogliersi in acqua. Riusciamo a metterli in contatto se utilizziamo un tensioattivo, come ad esempio il detersivo per i piatti. In questo caso il detersivo ha una parte della molecola lipofila, cioè che ama i grassi, e una idrofila, che ama l'acqua. Come si vede in questa immagine, con la gocciolina di grasso circondata da tante molecole emulsionanti e dispersa nelle molecole d'acqua. In cucina ovviamente non utilizziamo come emulsionante il detersivo che non è commestibile, ma varie altre sostanze emulsionanti alimentari, come le lecitine del tuorlo d'uovo, che sono chimicamente dei fosfolipidi, oppure vari tipi di proteine e grassi come mono e digliceridi. Come vedremo, contengono emulsionanti capaci di sposare l'acqua e il grasso, e a volte anche l'aria, alimenti come la panna e la soia. In particolare le lecitine della soia sono molto usate nell'industria alimentare come emulsionanti, con la sigla E322. Oggi non faremo la classica maionese usando il tuorlo come emulsionante, ma cominciamo con una lattonese. Nella lattonese sostituiamo il tuorlo con il latte. Il latte è ricco di fosfolipidi e proteine a potere emulsionante, proprio come l'uovo. Mettiamo prima il latte nel bicchiere, un cucchiaio di aceto e poi l'olio di semi. Poniamo in frigo per facilitare la successiva emulsione. Appoggiando le lame del frullatore sul fondo, in un solo minuto si ottiene una candida lattonese, adatta agli intolleranti all'uovo. Come si vede, è bella densa e soffice, avendo incorporato anche aria. Possiamo fare anche una maionese vegana, ovvero una soionese, utilizzando una bevanda di soia come emulsionante. La soia è particolarmente ricca di lecitine, che sono ottime emulsionanti. Questa volta aggiungiamo alla soia il succo di mezzo limone piccolo e poi uniamo l'olio di semi. Nel giro di breve tempo, ecco la bella soionese. Aggiungiamo infine sale e un pizzico di curcuma per donare colore alla salsa. Con la soionese prepariamo un'insalata russa, tagliando pezzi grossi come i piselli, una carota e una patata. Facciamo bollire per pochi minuti in modo che le verdure siano al dente. Scoliamo e raffreddiamo subito sotto l'acqua corrente. Uniamo la verdura alla soionese, mischiamo bene ed ecco il prodotto finito. La lattonese la usiamo invece per gustare le patate al forno. Ci si può sbizzarrire a trovare anche altri emulsionanti per unire acqua e olio, ad esempio l'amido della melanzana, oppure l'acqua di cottura di pesci e molluschi come le seppie, ricche di proteine, o ancora la panna, che oltre a essere ricca di proteine emulsionanti, contiene anche i fosfolipidi. Insomma, la ricerca di nuove maionesi può essere davvero affascinante.